Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo qui per dedicare qualche minuto, cercherò di essere anche conciso, sul tema importantissimo di un decreto entrato in vigore da pochissime ore. Mi riferisco al decreto legislativo 27 giugno 2022, numero 104, ma pubblicato improvvisamente in Gazzetta Ufficiale soltanto il 29 luglio scorso. Come sapete, i tempi tecnici della vacatio legis, i 15 giorni per l'entrata in vigore di un decreto legislativo, porteranno ufficialmente entrare in vigore le disposizioni normative dopo i 15 giorni normativi dalla Gazzetta Ufficiale in poi. Quindi il 13 agosto 2022, nel bel mezzo della estate, della nostra estate, perché insomma a 2 giorni, a 48 ore da Ferragosto, entra in vigore un decreto legislativo di notevolissima importanza. Veramente molto, molto complesso, molto, molto pericoloso e che fa tremare letteralmente alcuni professionisti, alcuni addetti ai lavori, alcuni consulenti del lavoro, alcuni avvocati, alcune aziende e così via. Siccome in molte aziende, specialmente le aziende di medio-grande dimensioni, che sono poi aggiornate, che magari sono quelle che hanno internamente la gestione della comunicazione di assunzione, del collocamento e così via, mi stanno chiedendo dei chiarimenti su questo decreto legislativo entrato in vigore, anzi ufficialmente non è ancora entrato in vigore, perché ripeto, entrerà in vigore il 13 agosto. Ma quali sono i provvedimenti che dovremo mettere in atto al 13 agosto? Ecco, cercheremo di riassumerli in questo video. Cercherò di essere molto riassuntivo anche perché non è una convegno fatto per tecnici, è un convegno fatto, anzi neanche un convegno, è una piccola registrazione, una videopillola fatta soprattutto per aziende, ma comunque per detti ai lavori, cercando di capire quali sono i contenuti di questo decreto legislativo numero 104 del 22, che entra, ripeto, in vigore il 13 agosto. Allora, lascio stare un po' le premesse ed entriamo nel vivo della questione del decreto legislativo. Anzitutto, questo decreto legislativo è un decreto che va ad introdurre delle modifiche a una legge già esistente, in particolare il decreto legislativo numero 152 del 97, che a sua volta era già figlio di una direttiva comunitaria del 1991. Che cos'è questo decreto 152? È un decreto che riepiloga tutte le informazioni che il lavoratore deve avere nel momento in cui viene assunto, una sorta di trasparenza. Quindi, io, azienda, assumo un dipendente in data 5 agosto 2022. Quali sono le informazioni minime che il lavoratore deve aspettare, deve aspettarsi, deve effettivamente avere? Beh, informazioni sono contenute nel decreto 152 del 97. In realtà, come vedremo tra pochissimo, questo decreto 152 dice: guarda che il lavoratore queste informazioni le può avere direttamente nel contratto di lavoro, o qualcuno chiama lettera di assunzione, preferisco chiamarlo contratto di lavoro perché è un contratto tra due parti, oppure in alternativa può ricevere queste informazioni nella copia attraverso la consegna della cosiddetta UNILAV, cioè la comunicazione di assunzione. Ecco, ora mi rivolgo ai miei clienti. Voi ricevete da parte del nostro studio le comunicazioni, i contratti di lavoro, diciamo, integrali, e questi sono stati per legge sufficienti ad adempiere a quanto il decreto 152 del 97 effettivamente previsto. Ora entriamo però nel vivo di questo decreto trasparenza e vediamo a chi si applica. Il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, tempo pieno, tempo parziale, a tempo determinato, a tempo indeterminato, agricolo, ma anche a rapporti di lavoro domestico e rapporti marittimo, fatto salvo alcune esclusioni per queste categorie. Ai rapporti di somministrazione, ai rapporti intermittenti, alle rapporti di collaborazione coordinate e continuative, sia di tipo prevalentemente personale, cosiddette collaborazioni etero-organizzate, sia di tipo invece standard, secondo l'articolo 409 del codice di procedura civile. Si applica anche alle cosiddette prestazioni occasionali, cosiddetti contratti presto. E non sono le collaborazioni autonome occasionali, ma le prestazioni occasionali che molti chiamano i cosiddetti ex voucher, cioè quei rapporti che un tempo erano gestiti, come ricorderete, come il lavoro occasionale accessorio e oggi invece definiti come prestazioni occasionali, ex articolo 54 bis del decreto legge numero 50 del 2017.
Non si applica la disciplina, invece, escluso, sono i rapporti di lavoro autonomo puro, i rapporti caratterizzati da prestazioni di brevissima durata e entità, cioè 3 ore a settimana per massimo 4 settimane consecutive, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale o rapporti fatti da, con il coniuge, con i parenti, quindi rapporti non di tipo subordinato. Questo è per dare un po' un riferimento. Ripeto, sto andando veloce perché cerco di contenere in uno spazio contenuto, scusate il gioco di parole, delle informazioni molto complesse, ma qui mi rivolgo soprattutto, ripeto, ad aziende, evitando questioni troppo tecniche. Allora, le comunicazioni delle informazioni devono essere effettuate tramite atti in modo trasparente, chiari, completi e conformi agli standard. Un piccolo richiamo, qui lo facciamo, la norma lo fa, con riferimento anche alla questione elettronica, cioè noi siamo ormai ancora abituati forse a un sistema di firma del contratto in carta e penna, però la tecnologia è già concessa dal legislatore che dice, beh, attenzione che il datore di lavoro potrebbe anche conservare copie di firme elettroniche da parte dei dipendenti, quindi siglando digitalmente dei documenti, quindi con un occhio proiettato anche all'informatizzazione, alla digitalizzazione, aspetti sui quali insomma si sentirà parlare molto non nel futuro ma nel presente, perché sono temi di assoluta portata oggi per le aziende. Allora, le aziende dovranno fornire ai lavoratori delle informazioni. Le informazioni sono entro 30 giorni dall'assunzione una serie di riferimenti. Che oggi sono, oggi questo è il nostro decreto legislativo 152 del 97, quindi di fatto questa è la norma prima delle modifiche. Se vedete, sono molte le informazioni che oggi dovete dare al dipendente. Ripeto, questa è una disposizione già in vigore dal 1997. Ma vi faccio notare che cosa prevede il comma 4. Vado direttamente all'aspetto più importante e più critico di questa vicenda. Voi dite. Io al lavoratore all'assunzione, e comunque entro 30 giorni, devo dare le informazioni sui luoghi di lavoro, sulla data di assunzione, sul rapporto di lavoro, sulla prova, sull'inquadramento, il livello, la qualifica, la retribuzione, l'orario di lavoro, eccetera, eccetera. Ma voi vedete che in calce, al comma 4 dell'articolo 1, si dice: guarda che queste informazioni, soprattutto quelle relative alle lettere E, G, H, I, L, eccetera, possono essere effettuate mediante un rimando, un rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. E se voi notate, indipendentemente da chi magari è il consulente che elabora questo tipo di attività, qui mi rivolgo anche ad aziende esterne eventualmente che seguono il canale di YouTube, di fatto nelle vostre contratti di assunzione troverete magari spesso indicato un richiamo, cioè per quanto non espressamente previsto in questo contratto, per quanto non espressamente previsto in questo accordo, si rimanda alla disposizione di carattere normativo o al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, la chimica, della gomma, del settore del vetro, della metalmeccanica, del commercio, eccetera, eccetera. Queste sono le questioni basi, no? Le informazioni basilari sono contenute in questo tipo di aspetti e questo è quanto abbiamo fatto finora. Come cambia da oggi da domani questa disposizione? Beh, al lavoratore dovremmo dare delle informazioni semplici all'assunzione e questo non cambia rispetto al passato. Quindi o il contratto individuale o l'unilaterale. Però entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa dovremmo dare molte più informazioni ai dipendenti. E queste informazioni sono state riportate in questa slide che, per chi vorrà, potrà fare una semplice richiesta, vi saranno trasmesse tramite PDF. Basta che le facciate al mio indirizzo di posta elettronica, che è alberto.bortoletto@studiobortoletto.com. Quindi se volete la copia di queste slide, le trovate, basta fare una richiesta tramite il mio indirizzo email diretto. Quindi, che cosa chiede in più il decreto trasparenza? Chiede che venga indicata l'identità delle parti, compresa quella dei codatori, e qui siamo in un ambito di codatorialità sui contratti di rete, quindi qualcosa di molto specifico. Ecco, vi faccio notare che le parti in grassetto, che io sto evidenziando adesso, sono le parti
che costituiscono le modifiche normative. Quindi il luogo di lavoro c'era già prima, l'identità delle parti c'erano già prima, ma la parte che viene, adesso vado a cancellarlo così non creo, se riesco a farlo, il bello della diretta, no, non riesco a farlo. Attenzione, attenzione, l'assunzione, eccomi qua, vediamo se riesco a trovare la gomma, facciamo che non la trovo. No, la trovo invece. Cancello, perfetto. E ritorniamo alla evidenziazione. Perfetto. Queste parti che vedete sono tutte parti nuove introdotte dalla normativa. Ora, vi lascio perdere sulle questioni più tecniche che non vi interessano. Il punto più importante è questo. Io, al lavoratore, devo cominciare a scrivere nel contratto individuale di assunzione la durata del congedo per ferie. Cioè, non posso più dire le ferie, vai a vederti il contratto collettivo del lavoro, ma devo cominciare a scrivere la durata del congedo delle ferie, nonché gli altri congedi retribuiti di cui ha diritto il lavoratore. Se ciò non può essere indicato nell'assunzione dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi. Quindi al lavoratore devo iniziare a dare delle informazioni veramente molto, molto specifiche. La durata delle ferie significa, guarda che tu maturerai 8 giorni di ferie, se la tua anzianità è inferiore ai 5 anni, faccio un esempio di alcuni contratti collettivi. Ma se supererai i 5 anni e cambierai qualifica, allora le ferie saranno queste altre. Ma se leggiamo gli altri congedi retribuiti, allora non parliamo più soltanto di ferie, parliamo anche di congedi legati alla maternità, congedi legati alla paternità, congedi legati alla formazione, congedi legati a questioni legate ai permessi per i disabili, ai familiari per i permessi disabili, congedi legati a, per esempio, aspetti di natura legati allo scrutinio, al voto, quindi a eventuali soggetti che sono magari partecipanti alle forze politiche. Quindi sono veramente tantissimi i congedi e le informazioni retribuite per i diritti dei lavoratori. I congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore. E questo comporterebbe una quantità di informazioni che va ad evolvere e ad aumentare l'informazione del contratto collettivo del lavoro in modo esponenziale. Non solo, la procedura, la forma e i termini del preavviso, sia in caso di recesso e anche in caso di recesso da parte dell'azienda, in caso di recesso del datore di lavoro, quindi in caso di licenziamento, o di recesso da parte del lavoratore, quindi da parte di dimissione. E qui i termini del preavviso, anche qui voi sapete che i contratti collettivi prevedono i giorni che partono dall'1 o dal 16 o dal momento in cui il lavoratore dà l'informazione, ma se sono delle dimissioni sono diverse da quelle del licenziamento. Se poi devo indicare la procedura, la forma del recesso del rapporto di lavoro, significa che dovrei spiegare al lavoratore come funzionano le dimissioni. Se il rapporto di lavoro si chiude per effetto di dimissioni, di licenziamento, per effetto di disposizioni legate con le dimissioni per i bambini, per i genitori di figli fino a 3 anni, possono esserci delle procedure particolari. Tutto questo andrebbe ad aumentare le informazioni del contratto individuale in modo veramente esponenziale. Non è finita, perché tutta questa parte è tutta nuova. L'importo della retribuzione iniziale, o comunque il compenso, e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Quindi, quanto è la tua retribuzione lorda? Come si quantifica quella retribuzione lorda? Quando viene pagata? Con che modalità viene pagata? Quali sono gli elementi costitutivi della tua retribuzione, paga base, contingenza, EDR, elementi aggiuntivi, scatti? Piuttosto complicata la vicenda. La programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i pagamenti per i cambiamenti di turno. Io vi risparmio quello che segue. Per quanto riguarda i rapporti caratterizzati da modalità organizzative in gran parte o internamente imprevedibili, perché qui si complica ancora di più la situazione. È
decisamente complessa la situazione, perché se io devo iniziare a dare al lavoratore delle informazioni così specifiche, vuol dire che le informazioni di un contratto di lavoro individuale cominciano a essere quelle del contratto collettivo nazionale del lavoro, se non addirittura di una legge. Ora, in molti si pongono il quesito su come operativamente gestire questa cosa, che ripeto, entra in vigore il 13 agosto, quindi il lavoratore che assumo il 13 di agosto, il 14 di agosto, il 15 o i giorni successivi, avrà diritto di avere entro 30 giorni dell'assunzione delle informazioni che sono molto, molto, molto più specifiche di prima e che di fatto rappresentano i contenuti dei contratti collettivi di lavoro. Tra virgolette, perché in realtà se ci fosse qualche tecnico all'ascolto, sa benissimo, meglio di me, che il contratto collettivo del lavoro non contiene proprio tutte queste informazioni, perché per esempio alcuni tipi di congedo non sono indicati nel contratto collettivo di lavoro. Quindi dovrei stamparmi il contratto collettivo del lavoro di 30 pagine, se è magari quello in versione sintetica, più qualche ulteriore riferimento per i congedi per la formazione, per i congedi per i disabili, per i congedi della paternità, aspetti che non sono sempre regolati dal contratto collettivo del lavoro. Sono veramente molto molto ampie le informazioni da dare al lavoratore. Il punto che stona un po' è che la stessa legge dice che il lavoratore potrebbe raccogliere queste informazioni dal sito del Ministero del Lavoro, perché la legge impone al Ministero del Lavoro a indicare nel proprio sito internet in modo gratuito, trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile tutte le disposizioni normative dei contratti collettivi del lavoro. Allora, delle due l'una, non si capisce perché il legislatore dica al datore di lavoro, quando assumi un lavoratore, dagli 150 pagine di contratto. Adesso esagero, ma non proprio tanto, perché di fatto di questo si tratta. Dai tutte le informazioni individuali, più quelle collettive, più quelle che non sono previste dal contratto collettivo del lavoro. E qui veramente la misura della quantità di carta sarebbe esponenziale, oppure il lavoratore dovrebbe andarsi a vedere le informazioni su un sito internet del Ministero del Lavoro? Qui si aprono diversi dibattiti. Io, sapete benissimo, mi astengo dai dibattiti politici. Certo che questa norma è di difficile applicazione operativa e pratica. E allora, come comportarci effettivamente? Ecco, questo è il punto più critico. Vedete anche l'immagine dell'uomo un po' disperato. E quello sono io quando ho letto per prima volta questa disposizione. La direttiva UE prevede che, questo è il paradosso, che la direttiva comunitaria che noi stiamo andando ad applicare prevedeva che le parti, il datore di lavoro, potesse rimandare ai contratti collettivi che disciplinano tali punti, lasciando praticamente inalterate le questioni di comunicazione verso il lavoratore. Però nel decreto legislativo sparisce il rimando alla contrattazione collettiva, obbligando l'azienda a comunicare in un modo forsennato, eccessivo, assurdo, una quantità di informazioni incredibile, e dall'altra parte obbligando il lavoratore a ricevere delle informazioni di cui forse non ha le competenze giuridiche, che forse non gli servono, che avrebbe potuto comunque raccogliere da altre fonti. Questo è un po' il punto che più fa riflettere e probabilmente anche innervosire qualcuno. Il passaggio è questo però. La norma entra in vigore il 13 agosto. Il 13 agosto è un giorno, ripeto, proprio centrale e io immagino che le assunzioni che le aziende faranno, comprese quelle che io farò, saranno quelle ordinarie, ancora con i documenti ordinari. Certo che entro il 14, anzi il 12 di settembre, 30 giorni dopo il 13 di agosto, dovremmo fare delle riflessioni. Nel senso, ma quel dipendente che ha assunto il 13 agosto, a cui ho dato il contratto standard con le informazioni generiche, posso fidarmi di dare solo quello? Oppure veramente sono tenuto a dare tutte queste disposizioni, tutte queste informazioni con tutti questi contenuti? Beh, se la legge non cambia, e il Ministero del Lavoro o l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non intervengono, i problemi ci sono e sono dei problemi piuttosto seri, perché poi l'inosservanza di queste disposizioni, come sicuramente saprete, comporta una sanzione amministrativa. Quindi c'è oggi questo problema.
È un problema molto sentito, molto grave, che potrebbe fare sicuramente scatenare una bomba giuridica, diciamo così. Ecco. Ora, questo io vi risparmio su altri aspetti più tecnici, più particolari, con delle disposizioni sicuramente molto più complesse. E mi fermavo semplicemente alle questioni legate alla trasparenza, cioè alle informazioni da dare al lavoratore al lato dell'assunzione. E arrivo alla questione operativa, che forse è quella più importante. Allora, a chi si applica? Ai lavoratori assunti dal 13 agosto in poi. Quelli assunti fino al 1 agosto, quindi sino al 1 agosto, possono fare richiesta al datore di lavoro di dare le informazioni più complete, perché al lato dell'assunzione avevano delle informazioni più apparentemente scarne, e il datore di lavoro può rispondere loro entro 60 giorni. Quindi, tradotto, se il lavoratore mi facesse una richiesta il 1 settembre 2022, è stato assunto il 1 febbraio 2022, io entro 60 giorni dal 1 settembre devo dare questo tipo di informazioni. Questo è l'iter. Quindi gli assunti ante 1 agosto 2022 potranno fare richiesta al datore di lavoro e che dovrà egli rispondere entro 60 giorni. Mentre quelli assunti dal 13 agosto 2022, tutte queste informazioni dovrebbero averle sempre complete, assodate, gestite in questi termini. Entro quando? L'abbiamo detto prima, entro 30 giorni dall'assunzione. Entro 30 giorni dalla data dell'assunzione. Quali sono le informazioni? Sono tantissime, sono veramente esponenziali gli elementi degli istituti che ricevono i contributi, ma i punti più importanti, per averli già analizzati, la questione retributiva, la questione dell'orario di lavoro, dello straordinario, dei pagamenti della retribuzione, l'orario di lavoro effettivo, la formazione, le ferie, i congedi, le dimissioni, il licenziamento, sono tantissime informazioni in più. Noi ci stiamo adattando, cioè ci stiamo un po' studiando quali saranno le modalità di comunicazione. Devo anche ammettervi che da parte della Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è partita già il 1 agosto, praticamente a poche ore dalla Gazzetta Ufficiale, una missiva verso l'onorevole Andrea Orlando, cioè il ministro del Lavoro, per segnalare quelle che sono le criticità. E quindi è strano che la norma comunitaria preveda che queste informazioni possono essere riferite e rimandate ai contratti collettivi e la legge effettivamente non consenta questa cosa, perché questa è una disapplicazione di quella che è la norma. E quindi di fatto abbiamo delle questioni che sono abbastanza complesse da gestire. Ora, attendiamo ancora oggi sicuramente qualche settimana, qualche giorno per prendere dei provvedimenti. Certamente, se questa legge non dovesse essere modificata nei tempi previsti, il che vuol dire, l'allarme mio mentale è il 12 settembre 2022, 30 giorni dopo il 13 agosto 2022, dovremmo dare al lavoratore un'informazione in più, probabilmente una sintesi del contratto collettivo, corredata da un'ulteriore sintesi delle disposizioni generali che regolano sui congedi. Noi ci stiamo attivando in questo senso, volevo rassicurare le aziende clienti che in qualche modo dovremmo in qualche modo intervenire per dare al lavoratore un pacchetto di informazioni aggiuntive. Ad oggi però non mi allarmerei, sicuramente confidando che qualcuno possa prendere atto di questa norma decisamente scellerata e forse sproporzionata rispetto alla giusta tutela dei lavoratori, perché tutela dei lavoratori non si fa attraverso una, diciamo, speculazione sproporzionamento delle informazioni da rendere all'atto dell'assunzione. Questo è sinceramente il mio pensiero. Sapete che non mi esprimo mai su temi di natura politica, ma evidentemente qui non è una norma che ha una finalità realmente politica, forse è più che altro una norma slogan: diamo ai lavoratori più informazioni. Il concetto è giusto, logico, ma ci deve essere una giusta correlazione tra le informazioni da rendere e l'effettiva fruizione delle stesse. Spero di essermi espresso in modo chiaro e comprensibile. Scusatemi per l'intervento un po' forse fuori programma, decisamente così creato quasi a braccio, ma anche con
il consiglio dei collaboratori di studio, ho pensato che fosse utile darvi un saluto di buone vacanze, sì, che fa per dire, e rassicurarvi su questo punto, specialmente quelle aziende che hanno già telefonato in studio chiedendo degli aggiornamenti, e nel frattempo augurarvi appunto buona continuazione, sperando di sentirvi a breve per darvi informazioni un po' più rassicuranti, perché ad oggi questa norma effettivamente lascia sicuramente un po' storditi su questi temi decisamente complessi. Vi auguro buon lavoro e buona continuazione.